Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con l'interfaccia della camera di HTC One. Vediamo quindi cosa concede di fare il telefono in questione. Partiamo diciamo dagli scatti che noi abbiamo realizzato. Come vedete io posso tranquillamente scorrerli in maniera tranquilla, quindi posso andare poi a visionare il contenuto di mio interesse. Usciamo dalla modalità galleria e andiamo a vedere il nostro, diciamo, telefono. Per quanto riguarda la capacità di orientare, prima appunto di dedicarci, diciamo, particolare tempo, come vedete possiamo avere la modalità tradizionale, ossia quella in portrait oppure quella in landscape. Abbiamo la possibilità di impostare una serie, diciamo, di effetti estetici sulle foto che andiamo quindi a scattare. Possiamo divertirci, possiamo sbizzarrirci, sono grosso modo degli effetti che possono essere applicati in real time, ma sono gli stessi che potreste per esempio trovare anche in applicazioni di terze parti, sia chiaro. Sono degli effetti extra rispetto all'immagine che viene acquisita. Cosa che io trovo personalmente molto comodo è il fatto di avere due pulsanti già utilizzabili per scattare fotografie o girare video. Se io vado a realizzare una raffica di immagini, come vedete il tutto va a funzionare con buona soddisfazione. Per quanto riguarda quindi la nostra capacità di utilizzo, è assolutamente buona. Per quanto riguarda le modalità, abbiamo anche la modalità Zoe, ci permette di realizzare una ventina di scatti, video di 3 secondi, sono come una sorta di mini album dei ricordi. Ecco, questa è l'ottica che ha spinto HTC a realizzare un prodotto del genere. Può piacere o meno, ci mancherebbe, io preferisco la modalità tradizionale, dalle prove che appunto ho realizzato va a consumare anche un minor quantitativo di risorse e scattate o fotografate, video riprendete solo ciò che vi interessa, a differenza di avere magari delle clip di qualche secondo, questa sorta di mini video che possono piacere o meno, ci mancherebbe. Io preferisco semplicemente la modalità tradizionale, forse per capacità di adattarmi abbastanza scarsa, tuttavia come vedete basta tappare sull'iconcina, passate da Zoe normale e viceversa. Avete la gestione flash, ovviamente attivo, non attivo, automatico, e avete la gestione delle impostazioni. Fotocamera principale, avete quella frontale, ossia questa che vedete nell'angolo del telefono, oppure, scusate, quella che trovate dietro, oppure quella frontale che appunto è quella piccina che vedete in questo istante. Per quanto riguarda le modalità della scena, può essere normale, notte, HDR, vedete che qui possiamo trovare anche ritratto, paesaggio, retroilluminazione, testo, macro, notte, HDR, panorama ampio. Sono diverse modalità, HDR per esempio riesce a realizzare uno scatto meglio illuminato rispetto a uno scatto tradizionale, con il panorama, beh, insomma, fate il panorama di notte, ovviamente andate di notte. Di base potete appunto utilizzare scena normale, se avete particolari necessità vi consiglio appunto di esplorare eventuali funzioni avanzate. Si diceva scena normale anche per quanto riguarda i video, ma avete anche video in ralenti, HD veloce, HDR video, avete la possibilità di gestire comunque l'autoscatto, ritaglio ampio, qualità video, potete andare a scegliere se fare per esempio 720p, qualità MMS, direi che un telefono del genere è un minimo sprecato. Tuttavia avete il 720p, il 1080p, potete fare un'anteprima dopo la cattura, una regolazione dell'immagine, gestione delle ISO, bilanciamento del bianco, scatto continuo, che appunto è quello che vi permette semplicemente tenendo premuto il pulsante della fotocamera. Avete le opzioni otturatore, cioè se volete per esempio il fatto e faccia click. Avete la possibilità di zerare la griglia, caricamento automatico, oppure potete ripristinare valori predefiniti. Come vedete quindi abbiamo un'interfaccia molto utilizzabile, molto snella. Il fatto di avere appunto un display così ampio con l'accesso diretto alle varie funzioni è una cosa che io trovo personalmente comoda e interessante, proprio perché vi permette in pratica di andare ad avere tutte le opzioni a portata di mano.
Detto ciò, non credo ci serva dedicare, insomma, di molto altro tempo. Questa è l'interfaccia della fotocamera, pulita, precisa, dotata dei dettagli necessari per utilizzare questo HTC One con ottima soddisfazione. Ora quindi è tutto, al momento non c'è altro da aggiungere su questa interfaccia, pertanto io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragozzino.